pacatamente in silenzio perché ci sono cinque colleghi che hanno da intervenire per interventi di fine seduta, a cominciare dall'onorevole Pia Locatelli. Quindi per favore uscire in silenzio. Grazie. Prego, onorevole Locatelli. Grazie signor Presidente. Oggi si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, un'occasione per ricordare che c'è ancora molto da fare per combattere le numerose violazioni dei loro diritti, contrastare le varie forme di violenza e discriminazione che subiscono e le norme sociali che ne condizionano la libertà di scelta, l'integrità del corpo, la dignità. Sono 62 milioni i minori, bambini e bambine, che vivono in aree di grave conflitto, vittime di soprusi, di diritti negati, di infanzia calpestata. E tra questi 62 milioni i danni maggiori sono quelli subiti dalle bambine e dalle ragazze. Stupri, mutilazioni, riduzioni in schiavitù. Ma anche fuori dai teatri di guerra la sottomissione e i soprusi continuano perché l'assenza di istruzione, l'estrema povertà, una cultura familiare profondamente patriarcale che supera e ignora le leggi quando ci sono, cancellano i più elementari diritti delle ragazze e delle bambine. Una drammatica situazione che è stata ricordata dalla ONLUS Terre des Hommes, che nella giornata di oggi ha rilanciato la campagna In difesa per garantire alle bambine di tutto il mondo istruzione, salute, protezione da violenza, discriminazioni e abusi. L'Italia è sensibile a questo tema. Lo dimostra la recente approvazione di una mozione parlamentare per eliminare i matrimoni precoci e forzati delle bambine, tema al quale ci siamo dedicati in collaborazione con AIDOS, Associazione Italiana Donne e Sviluppo, e lo dimostra l'impegno già mostrato per campagna contro le mutilazioni genitali femminili. Continuiamo nel nostro sforzo in linea con gli obiettivi stabiliti dalle Nazioni Unite per il 2030, per un mondo dove le ragazze e le bambine possano vivere libere dalla violenza e sviluppare appieno le loro potenzialità e i loro talenti. Grazie. Grazie a lei, onorevole Locatelli. È iscritta a parlare l'onorevole Iori. Ne ha facoltà.